spesa amica. Scelgo bene ogni giorno. Bentrovati su Cilento TV per una nuova edizione del TG. In studio Mirko Cammarano. Ecco le notizie in primo piano oggi, giovedì 25 luglio 2019, selezionate dalla redazione di Opera News. In Campania scompare il super ticket. La regione recepisce il decreto ministeriale che mira a ridurre l'onere della quota fissa sulle categorie vulnerabili, diventato un ostacolo per le cure. Per questa cancellazione bisognerà attendere i tempi di attuazione. In questo modo la sanità regionale pubblica diventa anche più competitiva sotto il profilo economico con quella privata. Abolire la tassa, nata come provvisoria e straordinaria, era un obiettivo preposto dal governatore Vincenzo De Luca già da tempo. Il passo decisivo è avvenuto, come riportato dalla città, con la decisione del governo che comparteciperà alle minori entrate per gli enti regionali. L'abrogazione riguarda la quota fissa di 10 euro per ricetta di prestazione specialistica ambulatoriale. In questo modo le famiglie che hanno redditi bassi, comunque non superiori a 24.000 euro, tenendo conto della variabile dei componenti del nucleo, che non deve essere superiore a 5 unità, vedranno scomparire totalmente la quota fissa. Per soggetti che hanno un'età compresa tra i 6 e i 65 anni, invece è prevista una sostanziosa riduzione pari all'80%. Per questa categoria la quota fissa passa a soli 2 euro. Tale provvedimento entrerà in vigore dal primo giorno del mese successivo alla notifica della certificazione da parte del Comitato Paritetico Permanente, che è l'organismo che si occupa della verifica dei livelli assistenziali. Marina di Camerota, la Calanca si rifà il look. Sono stati ultimati i lavori di rifacimento e abbellimento dell'area che sovrasta la spiaggia Calanca a Marina di Camerota. Il fatiscente muretto, che non rendeva merito ad una delle più belle spiagge del borgo costiero, è stato sostituito con delle ringhiere, più un apposito marciapiede che finalmente fa da contorno ad un incantevole panorama e ingresso sulla spiaggia. Ai microfoni di Cilento TV un soddisfatto sindaco Scarpitta ci spiega come sono andati i lavori. Sì, siamo qui sulla spiaggia della Calanca con la bellissima torre alle spalle e l'isola. Abbiamo appunto oggi terminato questo lavoro di ripristino di questa parte della Calanca, dove esisteva un vecchio muro ormai in stato di grande pericolo. Quest'inverno abbiamo provveduto ad abbatterlo e a metterlo in sicurezza, dopodiché abbiamo messo in moto i nostri uffici e hanno preparato questo progetto. Ringrazio appunto i tecnici del Comune di Camerota, l'architetto Greco e tutti gli uffici per la grande collaborazione che hanno dato alla parte amministrativa. Oggi riportiamo alla luce questo meraviglioso tratto della Calanca che sarà quindi valorizzato. Abbiamo fatto in modo che nascesse appunto una passeggiata per i turisti, sono già tantissimi quelli che oggi si godono questo straordinario e meraviglioso panorama. Questo è un modo di valorizzare appunto quest'area, renderla fruibile, accessibile e in modo che possano così svilupparsi anche delle attività. Non soltanto si è pensato alla bellezza, ma anche a far sì che le attività in questa zona che soffrivano un po' possono, attraverso questa passeggiata, la lunga passeggiata della Cavallara e poi finire qui sulla spiaggia della Calanca, poter appunto accedere a quest'area e rendere i locali che
sono nati in questa zona più fruibili. Siamo molto soddisfatti, è l'ennesima opera che consegniamo alla popolazione di Camerota. Nei prossimi giorni ci saranno importantissime novità, come appunto la variante del castello di Marina di Camerota, che presto aprirà dopo tantissimi anni, appunto con la conclusione dei lavori della lottizzazione. Ma non solo questo, stiamo lavorando sul pozzo di Licusati, assiduamente seguito dall'assessore Giovanni Saturno, e intanto ci apprestiamo anche nei prossimi giorni a far partire il grande depuratore di Marina. Poi racconteremo di tantissime altre cose che nasceranno nei prossimi mesi, bando quindi alle ciance, bando alle chiacchiere, bando a tutta la sterilità che nasce intorno al mondo del non fare e del distruggere. Noi andiamo avanti convinti e soddisfattissimi del nostro grande lavoro. Regione Campania, nuovo incarico per Franco Alfieri, si occuperà del litorale di Salerno Sud. Franco Alfieri è il nuovo consigliere politico del presidente Vincenzo De Luca al master plan per la rigenerazione e valorizzazione del litorale Salerno Sud. La nomina è stata formalizzata oggi dal governo della Campania. Alfieri, sindaco di Capaccio Pestum, nei giorni scorsi aveva rimesso la delega all'agricoltura attribuita all'ex eurodeputato PD Nicola Caputo. Resto dunque al fianco del presidente, che ringrazio per la fiducia accordatami con questo incarico, dopo essere stato capo della sua segreteria e consigliere per l'agricoltura, foreste, caccia e pesca, spiega Franco Alfieri. Con il supporto degli uffici regionali, le associazioni di categoria, le parti sociali, il mio staff e di tanti che hanno partecipato a questa avventura, che colgo l'occasione per ringraziare ancora una volta per l'impegno profuso e la leale collaborazione. Abbiamo lavorato con passione ad un settore strategico per l'economia campana. È stata per me un'esperienza di cui sono particolarmente orgoglioso, prosegue Alfieri, per la quale ho fatto grandi sacrifici. Non mi sono risparmiato in nulla, ma che mi hanno restituito conoscenze, amicizie e soddisfazioni che mi ripagano di tutto. Ora inizia una nuova fase nella quale, oltre a dedicarmi alla città di Capaccio Pestum, nella mia qualità di sindaco mi occuperò di un territorio più ampio, quello del litorale a sud di Salerno. Un'area dalle enormi potenzialità per la quale lavoreremo insieme ai sindaci, alle realtà produttive, alle istituzioni pubbliche e private che operano sul territorio, al programma integrato di sviluppo dell'area vasta per la rigenerazione e valorizzazione, conclude Alfieri. Dopo della stima dei miei simili, per quanto siano saggi, non sono stato mai da Paolo Lini, di chi limiti che non li riconosco, sono un cappuccetto rosso perso in questi sottoboschi artistici. Credici, mi dicono, credici, arriverai al palo automatica o al festival bar. Fidati, mi dicono, fidati, ce la fai, ma io mi sento un panchinaro condannato allo stand-by. Mi stimano tantissimo i colleghi campatori, i direttori generali con i produttori, chi vuole bene questo pubblico di nicchia, ma io mi sento piccolo. Anteprima equinozio d'autunno, Cristicchi incanta il pubblico di Scario. In uno splendido scenario del porto di Scario, Simone Cristicchi ha incantato il numeroso pubblico accorso per ascoltare i suoi capolavori musicali. L'anteprima dell'edizione Equinozio d'autunno 2019 ha riscosso un grande successo grazie ad uno degli artisti e poeti della musica italiana, che per oltre due ore è salito sul palco esibendosi con i suoi più grandi successi. Ai microfoni di Cilento TV il direttore artistico di Equinozio d'autunno, Don Gianni Citro. E nella seconda serata di questo evento di anteprima è il concerto di un artista molto intenso che è Simone Cristicchi. Simone, già da alcuni anni con varie edizioni di Sanremo, ha regalato al suo pubblico e alla storia della canzone italiana dei pezzi meravigliosi, carichi di sensibilità, di attenzione al destino delle persone, soprattutto dei soggetti più fragili,
Tra l'altro ho scoperto, perché lui stesso me lo diceva, che i suoi pezzi vengono utilizzati molto nelle azioni di pastorale, di catechesi, da molti sacerdoti, addirittura qualcuno fa ascoltare le sue canzoni durante le omelie, perché veramente sono piene di carica umana, di generosità, di solidarietà, e sono i valori della sua musica e anche della sua persona. L'abbiamo scoperto soprattutto in questo pomeriggio di dialogo con lui, ha avuto una conversazione bellissima col sindaco di San Giovanni a Piro su Desiderio e Follia, e questa anteprima ci proietta verso l'equinozio di settembre, che inizia nei primi giorni di settembre con grandi nomi: Gragnaniello, Max Gazzè, Vinicio Capossela in un concerto evento al pianoro di Ciolandrea al tramonto. Ma queste sono cose che ci sarà tempo per raccontare, e per raccontare uno degli eventi più forti e significativi del territorio cilentano. A prescindere, 2019, un successo strepitoso. Applausi a scena aperta per Riacentino, che chiude la sesta edizione. La sesta edizione di A prescindere è stata un'autentica apoteosi, un grande successo di pubblico e critica. In centinaia hanno gremito Piazza San Domenico in occasione della kermesse organizzata dall'Associazione Opera. Nella serata conclusiva, grande richiesta, è stata replicata la visione del docufilm Nel blu del parco, prodotto da Opera e realizzato da Cilento in Foto e Cilento TV, con il patrocinio del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, Legambiente e Fondazione Grande Lucania Onlus. La serata è proseguita con il senatore del Movimento 5 Stelle, Francesco Castiello, che ha presentato il libro Il fascino del mito, da Ovidio a Paolo De Matteis, con il giornalista Gerardo Russo a moderare l'incontro, per arrivare al grande concerto tributo tenuto dal polistrumentista iacentino, che insieme al soprano Rossi Busiello ha omaggiato il maestro Renato Carosone con tutti i suoi più noti successi. Il presidente dell'Associazione Opera, Pietro D'Andrea, in esclusiva per Cilento Time, non trattiene la gioia e l'emozione per quelle che sono state due serate all'insegna della cultura, della musica e dello spettacolo, merito anche di un'attenta e accurata cooperazione tra le varie componenti dello staff organizzativo e agli ospiti intervenuti, che hanno soddisfatto un nutrito parterre. Innanzitutto è doveroso ringraziare proprio tutto il pubblico che è stato presente in queste due serate, che non ci aspettavamo così numeroso da riempire tutta Piazza San Domenico e che si è letteralmente fatto trascinare dai grandi artisti intervenuti in questa sesta edizione, esordisce D'Andrea. Ovviamente un buon evento riesce solo se il pubblico gradisce, quindi posso ritenermi soddisfatto per il gran successo ottenuto. Il frutto del successo è chiaramente da suddividere con tutti coloro che hanno fatto sì che questa sesta edizione potesse raggiungere vette altissime di gradimento. Dunque ringrazio la redazione di Cilento Time nelle persone di Omar Domingo Manganelli e Mirko Cammarano, che con grande attenzione hanno seguito la kermesse e che ogni giorno forniscono l'informazione ai nostri lettori con articoli e servizi che hanno sempre maggiore risalto. Poi è doveroso ringraziare la squadra di Cilento TV nelle persone di Cristina Pomarico, responsabile organizzazione eventi, Franco Puglia per le riprese effettuate in Piazza San Domenico, Nuccio Mastro Giacomo e Angelo Caiazzo che hanno curato attentamente video e immagini, la brava e giovane conduttrice Federica Toriello che ha tenuto il palco come una veterana, il direttore artistico di A prescindere Gianluca D'Andrea, il reparto opera per quanto riguarda la parte tecnica con Mattia D'Andrea in primo piano, la collaborazione di Antonio Bottiglieri, Manfredo D'Alessandro, Gianna D'Andrea, Gennaro Alfieri. Infine conclude il presidente di Opera, ma non per ultimi, più sentiti ringraziamenti vanno fatti al comune di Camerota e al sindaco Mario Scarpitta, al presidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, Tommaso Pellegrino, e poi gli ospiti a partire dal senatore Francesco Castiello, il quale, oltre a presentare il proprio libro, si è intrattenuto per tutta la serata mostrandosi entusiasta per la riuscita della kermesse, passando dal grande Lino Barbieri per aver portato a Marina
Cristina di Camerota e il suo nuovo spettacolo all'Associazione Il Cariglion della maestra Rosita Cusati, finendo con il maestro Iacentino e Rosi Busiello, che hanno allietato il pubblico con il concerto tributo a Renato Carosone e il Comitato Festa di San Domenico e Don Gianni Citro per la preziosa e valorosa collaborazione. L'anno prossimo torneremo il 17-18 luglio, ancora più carichi e, come ha annunciato il direttore artistico Gianluca D'Andrea, la settima edizione sarà dedicata ad uno dei più grandi personaggi che hanno caratterizzato la nostra regione Campania, facendola conoscere in tutto il mondo con la sua classe, saccenza, eleganza e irriverenza, ovvero il maestro Luciano De Crescenzo. Questa era l'ultima notizia del TG di oggi. Vi ricordo che potete seguire l'informazione in tempo reale sul portale www.cilentotime.it. Buon proseguimento con la nostra programmazione.